Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi vi porto una nuova tech profile, formato Edison. Questo formato noi lo giochiamo davvero tanto, diciamo che è la giusta alchimia fra formato Goat, quindi vecchi boomeroni come me, e diciamo un po' più freschi. È un formato del 2010 fino al 2010, quindi troviamo praticamente tutte le vecchie guardie, alcune perché altre sono state bandite chiaramente, e poi con l'inizio dei Synchro. Io, come sapete, non gioco extra, io detesto giocare extra, non mi piace proprio, però uno ce lo gioco per forza e diciamo che quello Drago Wolverine Stella è proprio il principe dei sincro, penso che sia, è come un po' il mago nero e il drago bianco per, dei nostri tempi, ai miei tempi. Comunque, deck profile. Allora, avete già visto l'unico extra, quindi c'è poco da presentare. Tripla copia Caius. Ragazzi, ve li dirò proprio ipervelocemente. Tributi 1, banni un mostro. Se il mostro è Dark, l'avversario prende 1000. Triplo Raiza, incredibile perché è una pescata morta avversario. Quasi certa se, tributate, se mandate in mano un mostro dell'avversario. È davvero uno dei monarchi più belli. Forse Caius è, diciamo, al suo livello, però è davvero uno dei monarchi più belli. Per quanto mi riguarda, chiaramente. Monocopia di Testalos, ne metto solo una, non perché non mi piaccia, anzi è un monarca molto molto utile, un meno uno in mano a prescindere, quindi è stupendo, però diciamo che mi trovo molto meglio a fare pescate morte, e vabbè, Caius perché è proprio è un altro principe di questo formato. Poi, tripla copia di Dissolvitore da Battaglia. Molto spesso io mi trovo con la board scoperta, perché magari non posso evocare monarchi che non ho tributi, e la Cybernaga a volte mi aiuta, a volte no. E molto spesso, infatti, lascio volontariamente il terreno scoperto in quanto l'avversario attacca, calo dissolvitore, end phase finita, turno dopo lo tributo. Questo è fare il suo sporco lavoro, è davvero eccezionale. Tripla copia della sopracitata Cybernaga. Anche questa, se l'avversario attacca, rimuovi, peschi uno, altrimenti a tuo turno la evochi, banni lei un altro mostro e peschi due. Doppia copia di Nemicella DT, la rimuovi in qualsiasi maniera e torna sempre. Quindi con la nuova ristampa torna solo una volta. In realtà con le vecchie ristampe torna in continuazione. Nel senso, quando viene bandita, l'end phase torna. Tu, avversari e quant'altro, torna sempre. Anche dopo lo vedremo con Fascino dell'Oscurità. Perché a differenza di Sopravvissuto DT che fa la stessa identica cosa sua, lei non deve essere in campo, invece lui sì. L'unica pecca, diciamo, che è Sopravvissuto DT è che deve essere forse in campo per ritornare se è bannato. Tripla spaccatore dimensionale, una praticamente staple in questo mazzo. Grazie a lei tutti i mostri vengono rimossi. Quindi diciamo che è un'antimeta che gira su questa carta e le altre tre che poi presenterò dopo. Macrocosmo, li conoscete sicuramente. Questa, una volta che cali questa e abbiamo gioco con loro due, abbiamo sempre ciccio dei monarchi, o alle brutte col Cybernaga peschiamo due, quindi c'è sempre un continuo riciclo. Io mi trovo davvero davvero bene con questa lista. È una lista che ho veramente fatto io facendo prove su prove, però chiaramente se avete come sempre voi generalmente quant'altro, fateci sapere. Monocopia di Ritorno Totale, con tutte le carte magie e trappole in mano. Monocopia di Libro della Luna, può sempre servire per salvarci. Controllo della mente, io ce l'ho messo soprattutto per uno i sincro avversari per utilizzare i loro effetti. Due, per molto spesso lo uso con Cybernaga perché banno loro due e pesco due carte. Quindi banno, non loro due chiaramente attivo, prendo il mostro dell'avversario con Cybernaga, rimuovo tutte e due e pesco due. Fatto meno uno lui e io pesco due carte. Doppio ricastro Goblin, l'avversario guadagna 1000, noi peschiamo una carta. Tifone, tifone. Scambio di anime per 3. A volte devo dire la verità, è un po' pesantino il per 3, però ci sono volte che magari ce l'ho in mano, non mi serve, e altre che veramente prego di avercelo. Quindi a questo punto, se tanto le pescate morte le fai a prescindere se stai nella merda. Quindi meglio pescare lui che pescare un'altra cosa, veramente non si può proprio calare. Controllo della mente. Bisogna stare attenti che il controllo della mente con la nuova ristampa dice che puoi prendere un mostro soltanto se, è stato evocato, se può essere evocato normale. Invece con le vecchie ristampe puoi prendere il mostro a prescindere, quindi lo puoi tributare, puoi prendere mostri d'extra, tutto quanto. Prima detto, Fascino dell'Oscurità, monocopia, purtroppo solo monocopia. Poi, comparto trappole. Buco, trappola senza fine, contro ogni cosa, 1500 superiore lo banni.
Macrocosmo come spaccatura, ma banna tutto, quindi anche magie e trappole. L'unica motivazione per cui c'è lui e lei, sto tranquillo, c'ho sei giudizi solenni, perché grazie a lei non solo evoco lui, che chiaramente non potrà ritornare a fine turno perché non è stato evocato con le sue condizioni, ma sti cazzi, perché una volta che ti elimino una tua distruzione, quindi tempesta potente, e con lui, diciamo che tu potevi salvarti, ma invece stai nella merda. Quindi è ottima, davvero, davvero ottima. Ultime due: tributo torrenziale, spacchi ogni cosa appena viene evocato un mostro, ovviamente i mostri. Forza riflessa: mostro attacca, sbraghi tutti i mostri in posizione d'attacco. Questa è la mia decklist formato Edison. Sono stato estremamente veloce perché in realtà di combo particolari questo mazzo ne ha veramente poche. Cioè, la combo principale è far tornare le carte con spaccatura dimensionale macrocosmo. Torna una navicella e sopravvissuto ED, c'hai sempre mostri in campo, non hai mai il campo vuoto, a meno che ovviamente è l'inizio e non hai loro due. C'hai sempre i tributi per i monarca. Ha un'ottima, ottima, ottima consistenza. Io ci ho veramente perso pochissime partite. L'ho provato tante volte e mi è sempre, sempre piaciuto e mi ha dato tante soddisfazioni. Ragazzi, questa è la mia decklist. Chiaramente dite la vostra nei commenti, fatemi sapere se cambiereste qualcosa. Se avete suggerimenti, diteli senza problemi. Anzi, siamo qui per imparare, soprattutto noi. Vi ringraziamo davvero di tutto. Grazie per i commenti e quant'altro. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, condividete e ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!